Bella raga, benvenuti in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Oggi glitch bomba ragazzi, andremo a mettere la visione termica sull'Ace. Allora ragazzi, per fare questo glitch dovremmo venire qua dal negozio di maschere e dovremmo cercare il cappellino di lana trendy nero raga. A questo punto lo comprate e dopo che l'avete comprato dovremo andare a comprare, a meno che non ce l'avete già ragazzi, l'elmetto tattico, che lo trovate nella categoria elmetti tattici ragazzi a 4 visori. Questo è quello termico. A questo punto ragazzi dovremo andarci a comprare anche il visore notturno, che qua dal negozio di maschere non c'è. Quindi una volta da Ammunition ragazzi andiamo qua al centro e compriamo il visore notturno ragazzi. Una volta che l'abbiamo comprato abbiamo già i requisiti per fare questo glitch. Quindi ragazzi dobbiamo andare dal nostro amico telescopio e ci indossiamo ragazzi il cappellino di lana nero trendy. Una volta che ci siamo indossati questo cappellino ragazzi dobbiamo fare vari step con il cannocchiale. Quindi corriamo verso il cannocchiale ragazzi. Clicchiamo freccia destra, teniamo premuto il menu interazione ragazzi e a questo punto andiamo a metterci il visore notturno ragazzi. Non ce lo metterà e ci rimetterà il cappellino. A questo punto ragazzi andiamo su stile, mettiamo il visore notturno raga, corriamo verso il cannocchiale, schiacciamo freccia destra, teniamo premuto il menu interazione. Se vi succede così che non vi siete buggati raga non è un problema, ci riprovate, a questo giro a me mi funzionerà e mi andrò a mettere ragazzi, guardate bene, vado a selezionare il cappellino trendy. In questa maniera quando mi allontano ragazzi si immergerà il cappellino con il visore notturno. A questo punto ragazzi dobbiamo fare un altro step. Con l'outfit in queste condizioni corriamo verso il cannocchiale, schiacciamo freccia destra, teniamo premuto il menu interazione per buggarci e andiamo ragazzi a selezionare il casco ragazzi con i visori, con i 4 visori, quindi il caschetto termico ragazzi, non vi dovete sbagliare. A questo punto quando ci allontaniamo ci si buggerà il visore notturno e praticamente rimarrà il cappello con il visore e il cinturino sotto al collo. A questo punto ragazzi siamo a buon punto. Ci andiamo a salvare l'outfit in un qualsiasi negozio di vestiti, è fondamentale, ora vi spiego per quale motivo ragazzi. E una volta che siamo qua dentro e abbiamo salvato l'outfit ragazzi in uno slot che volete voi, io sovrascriverò sul 2 ragazzi, ma voi mettete l'outfit dove vi pare e piace. L'importante è che avete 2 slot liberi per fare questo glitch. Quindi a questo punto, una volta che abbiamo salvato l'outfit, ragazzi, così com'è, cosa dobbiamo fare? Tranquillamente tornare indietro schiacciando B, ragazzi. A questo punto ci selezioniamo un altro outfit e poi rimettiamo lo stesso outfit, questo col notturno. A questo punto, ragazzi, riapriamo il menu interazione e andiamo a indossarci il casco con i 4 visori, quello termico, ragazzi. A questo punto questo outfit ragazzi lo dovete salvare in un altro slot, questo è fondamentale, non vi sbagliate, non sovrascrivetelo ragazzi, se no fate danno. Quindi io andrò a cercarmi un posto vuoto ragazzi e lo chiamerò termico, così non mi posso sbagliare. L'altro l'ho chiamato notte che sta per notturno e questo lo chiamerò termico. Una volta salvato ragazzi anche questo outfit, clicchiamo una volta B e andiamo su completi salvati. Selezioniamo questo che si chiama termico ragazzi, selezioniamo subito dopo quello che si chiama notturno e sbadabam, avremo buggato il visore notturno ragazzi su tutti gli outfit. Quindi andiamo su termico che è quello che ha i 4 visori e selezioniamo quello. A questo punto raga andiamo a salvare l'outfit schiacciando quadrato o X e sovrascrivete su termico raga. Quindi a questo punto se avete fatto tutto giusto vi tirate su i 4 visori e avete il notturno buggato sotto ragazzi.
Questo ci permetterà di avere il termico su tutti i velivoli. Ragazzi, è una cosa OP, perché usare il laser con questo, pure io che sono scarso, riesco a prendere le persone molto facilmente. L'importante è stare attenti a non prendere i pali o i palazzi, perché si vedranno poco. Adesso vi faccio vedere come utilizzare questo caschetto, ragazzi. Quindi chiamatevi un laser, andate a rubarlo a Zancudo, ma prima di salire, ragazzi, dovete aprire il menu interazione, andare su stile, accessori, ok? Quando siete sullo slot del visore notturno, ragazzi, dovete cliccare X o quadrato prima che si sieda, in modo che si veda che sta per indossare il visore, ragazzi, ma poi lo leva. A questo punto, se vi è andata di culo, siete subito nella visione termica. Se no, se non ci siete riusciti, non è un problema, ragazzi. Cosa dovete fare? Andate sullo sicuro server OMC, switchate una volta a destra, una volta a sinistra i completi del CEO, ragazzi, e sbadabam, raga, avremo il visore notturno sui velivoli. Ragazzi, come potete vedere, è una cosa OP, perché andiamo a vedere direttamente le persone dove stanno, eppure uno come me che non ci vede un cazzo riesce a prendere la gente. Guardate come abbatto bene il laser di Zancudo, mi sono gasato da solo, ragazzi. Quindi se volete toglierlo, andate su stile, accessori, ragazzi, schiacciate X o quadrato e lo togliete. Lo rivolete, lo rischiacciate, lo togliete, lo rimettete, lo togliete, lo rimettete, quante cazzo di volte volete, raga. Quindi lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete se vi è piaciuto questo video e se vi è stato d'aiuto. Bella, raga, alla prossima.